Questo è il Palazzo Bo, è la storica sede dell'Università degli Studi di Padova dal 1493. Tuttora è sede del Rettorato e della Scuola di Giurisprudenza. È considerata l'università più importante d'Europa. Inoltre c'è la sede del teatro anatomico più antico del mondo. È possibile visitare il palazzo tutti i giorni attraverso dei tour guidati. Numerosi gli artisti del Novecento che contribuirono con sculture, affreschi a decorare la nuova ala dove si trovano gli appartamenti accademici del Rettorato. La città è famosissima per le sue università e anche per i vari monumenti. Un ritrovo per gli studenti è il Caffè Inn. Gli studenti, e non solo perché ci sono stata anch'io, si ritrovano in questo bellissimo locale per studiare, per ridere, per scherzare, per spezzare un po' la tensione dello studio. Qui si possono gustare delle favolose pancake ai frutti di bosco e Nutella. Vi giuro, è una bontà. Anche se non sono una studentessa, l'ho assaggiato anch'io. E chi mai... Guardatemi che bontà questo pancake. Sì, ho il coltello in mano perché me lo volevano prendere. E ho detto, chi si avvicina gli taglio una mano. Mi incuriosiva questa ragazza che trafficava, non capivo cosa stesse facendo e mi sono avvicinata e gliel'ho chiesto. Sei una ritrattista? Faccio caricature su commissione. Ah, che brava! Ho scoperto questo negozio che vende pasta fresca da passeggio. Vendono bigo in salsa, al sugo d'oca, praticamente li compri passeggiando li mangi. Poi ho scoperto una pasticceria dove c'era polenta osei, 4 euro, a letto, non al chilo, è un po' tanto. Marrone al naturale, preparazione propria, 68 al chilo, 68 euro al chilo, tantissimo. In una pizzeria, oltre ai soliti bigui, i soliti gnocchi, ho scoperto una pizza, la pizza Purgatorio. Viene servita senza pasta, quindi in un piatto con mozzarella, prosciutto, origano, basilico e tanto pomodoro. Viene mangiata con dei crostini. Ora abbiamo finito, queste sono state le mie scoperte del mese di ottobre, spero che vi siate divertiti e che abbiate scoperto anche voi qualcosa di particolare. Un ciao da Laura, ciao e a presto, ciao!